Ciao a tutti e bentornati. Oggi video molto molto breve. Andrò a consigliarvi quelli che sono 5 più 1 bonus libri da, secondo me, considerare quando andate ad investire. Ci tengo a precisare che secondo me quello bonus è anche uno dei migliori che ho letto. Quindi, secondo me, conviene che guardate tutto il video. Lo farò, cercherò di farlo il più veloce possibile. Ci tengo a precisare che in descrizione avrete tutti i link dei libri, così li raggiungete in modo molto più facile. Il primo libro che vi voglio consigliare è questo qua, quello che vedete qua sotto, che si chiama Il metodo Warren Buffett. Lo consiglio sempre perché è molto pratico. Questo libro parla di come Warren sostanzialmente consiglia di valutare un'azienda, come fare money management, come sostanzialmente serva avere pazienza sui mercati azionari perché nel lungo termine venite premiati, e anche come sul lungo termine avere un vantaggio competitivo. È uno di quei libri che consiglio sempre di leggere perché ti arricchisce. Come vedete anche qua, generalmente ha 1300 voti con 4,5 stelle su 5, quindi è un libro che mi sento di consigliarvi, però è abbastanza conosciuto, quindi non mi sembra di aggiungervi troppo. Ed è per quello che ho aggiunto il libro bonus. Occhio! Il secondo libro penso non lo conosca nessuno all'interno del mio canale ed è per quello che ho deciso di consigliarvelo. Questo libro qua si chiama Soluzioni Tasse. Tra parentesi, per chi non lo sapesse, io ho una società di consulenza e contabilità per le aziende, quindi diciamo che lavoro in questo settore qua. Sostanzialmente, questo libro parla di come gli imprenditori, in generale le aziende, devono essere intelligenti fiscalmente e di come non ha senso rivolgersi a commercialisti che non sono preparati solamente perché costano di meno. Infatti, personalmente non vi consiglio di rivolgervi al commercialista più economico che trovate, perché non ha senso. State mettendo praticamente l'azienda nelle mani di un incompetente semplicemente per risparmiare qualche centinaio di euro. Fidatevi che se trovate un commercialista preparato, i soldi li vale tutti dal primo all'ultimo centesimo. Nel libro trovate anche qualche nozione di diritto tributario, che tra l'altro, vabbè, io avevo già dato l'esame all'università, però ovviamente trovate le nozioni di base, però quelle che vi servono per essere più intelligenti fiscalmente, di come risparmiare meno tasse. Ovviamente si parla sempre di elusione al massimo, non evasione assolutamente. Ma penso sia chiaro a tutti. Tra l'altro, se leggete uno dei libri, poi magari fatemelo sapere qua sotto nei commenti come vi siete trovati. E vabbè, ovviamente, anche se avete già letto qualcuno, fatemi sapere cosa ne pensate e quale magari vi è piaciuto di più. Il terzo libro che vi consiglio è Euforia Irrazionale, scritto da Robert Shiller, che è uno degli più importanti economisti americani. Lo consiglio particolarmente in questo periodo qua di borsa, semplicemente perché siamo in un bear market da praticamente un anno e mezzo, e questo libro ci aiuta a capire come gli eccessi fanno parte del mercato azionario, ma ci racconta anche di come sul lungo termine, se si riesce a essere psicologicamente distaccati, si ottengano ritorni veramente molto elevati. Un'altra cosa che consiglia nel libro è di mettere tutto in prospettiva nel lungo termine. Infatti parla di prospettiva storica. Ovviamente nel libro parla anche della teoria del mercato efficiente. È un libro che consiglio vivamente di leggere. Un altro libro che dovete assolutamente leggere è Il piccolo libro dell'investimento di Bogle, che sarebbe il proprietario di Vanguard. Ovviamente è un po' di parte, però i dati danno ragione. Parla del fatto che sostanzialmente se vuoi avere ritorni elevati nel lungo periodo è altamente sconsigliato investire in azioni singole, ma è conveniente, tra virgolette, prendersi tutto il mercato con appunto gli ETF, tra l'altro magari quelli di Vanguard. Infatti sostanzialmente ha ragione, cioè nel senso, io investo in azioni singole, ma sono praticamente sicuro al 99% che in un arco temporale di 40 anni, se avessi preso il mercato, avrei avuto un ritorno più alto. Però è una cosa che non mi interessa, mi piace avere pepe. Mi diverte investire e cercare di sovraperformare. Quindi penso che continuerò a fare così. Ovviamente non ho tutto il portafoglio investito in azioni singole, ma ho anche una parte di portafoglio investita in ETF per tracciare il mercato. Un libro di cui non ho praticamente mai sentito parlare nessuno è questo qua, che si chiama Warren Buffett e l'interpretazione dei bilanci. È un libricino molto piccolo, come vedete ha
ve lo dico subito, 150 pagine, e lo trovo molto interessante per chi non avesse studiato ragioneria o chi non avesse fatto economia all'università. In questo libro qua viene spiegato molto semplicemente come riconoscere uno stato patrimoniale solido, un conto economico buono, vi parla di alcuni indicatori di bilancio che potrebbero essere interessanti, che possono farvi capire attraverso i numeri quali aziende hanno un solido vantaggio competitivo. Sostanzialmente parla anche di come e il perché ha investito Coca-Cola, e sostanzialmente parla del fatto che Coca-Cola non abbia dovuto rinnovarsi e spendere in capex ogni anno miliardi di dollari. Perché? Perché avevano un prodotto vincente, come ad esempio anche la Nutella, e sostanzialmente continua a portare i cash nelle casse dell'azienda, sostanzialmente con un prodotto che è lo stesso da 70 anni. È un libro che consiglio vivamente. L'ultimo libro che vi consiglio è Noi e Loro di The Investment Boss, che per chi non lo sapesse è una pagina Instagram. Lo consiglio perché ho sempre seguito la pagina su Instagram, l'ho sempre trovata di una qualità molto molto elevata, e quindi ho deciso di comprare il libro perché avevo intenzione di sostenerli. È una guida molto pratica sulla valutazione aziendale, parla anche di indicatori di bilancio, di stato patrimoniale, di conto economico, e come mi ricordo anche che in alcuni tratti faceva delle guide pratiche su alcune formule di Excel che vi aiutano a capire il rendimento del vostro portafoglio. Considerate che il Money Weighted Rate of Return che utilizzo per il mio portafoglio l'ho scoperto in questo libro qua. Quindi secondo me potrebbe essere di grande aiuto per voi in generale. Per questo ho deciso di consigliarlo. Ovviamente nessuno degli autori, nessuna delle case editrici mi ha sponsorizzato, l'unica cosa è che i link sono affiliati in descrizione, ma è l'Amazon Affiliate, quindi non sono stato pagato per dire questo, e vi ho consigliato semplicemente i libri che ho letto e che mi sono piaciuti. Ci sono anche tanti altri che ho letto e di cui non vi ho parlato, perché sostanzialmente penso che questi siano i migliori. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento, e ragazzi, ci vediamo al prossimo video.